E ora parla il direttore della divisione Global e Solutions di Enel, che si chiama Francesco Venturini, intervistato da Simone Rambaldi a Roma. Qui è una nuova rivoluzione, quindi voi state portando tanta tecnologia, tante cose nuove, state cambiando il mondo. Come ti senti a cambiare il mondo così tanto? E questo perché esistiamo, noi cambiamo il mondo per definizione, no? Ora, a parte scherzi, è importante per noi raggiungere la più grande audience possibile per comunicare che cos'è la mobilità elettrica. La mobilità elettrica per tanti è un mistero, è un qualche cosa fatto per o pochi fighetti o per super ambientalisti. In realtà la mobilità elettrica ormai è per tutti. E quindi quello che è il messaggio che vogliamo portare è: guardate signori, la tecnologia esiste, addirittura corre in Formula 1 o in MotoGP, e però è alla portata anche delle mamme che portano i bambini alla scuola. Parlando di cose sconosciute, abbiamo qua un esempio molto particolare di un'apparecchiatura nata per la Moto E. Ce la puoi descrivere? Sì, noi stiamo cercando di mettere su un portafoglio di prodotti che sia il più ampio possibile. Questa qui è una batteria, sostanzialmente una batteria portabile a 50 kW che serve per ricaricare le moto elettriche in tempi molto molto ridotti. Questa qua va da 0 a 80% di ricarica della moto in meno di 20 minuti. È ovvio che l'obiettivo non è quello di utilizzarle soltanto sui circuiti da corsa, ma quello poi di portarlo anche per usi comuni. Quindi la ragione per cui noi siamo in queste competizioni, siamo partiti fornendo energia verde, poi abbiamo iniziato a fornire servizi energetici, tecnologia per il circuito e poi ci siamo accorti sempre di più che eravamo in grado di fare anche tecnologie per le auto. E da lì è partito tutto, ormai sono anni che ci lavoriamo e siamo, penso, ben più avanti di tanta altra gente. Perfetto, e parliamo adesso di quello che sta nascendo nelle macchine. Quindi avremo il Combo 2 come protocollo tra poco e le cariche a voltaggi più alti. Come vedi questa evoluzione nel mercato? Io vedo che si sta lavorando, esistono una serie di fenomeni importanti sul mercato in questo momento. Uno, c'è un consolidamento di chi produce la tecnologia, il che vuol dire che tanta gente con le spalle larghe o più larghe come noi si sta occupando di tutto questo ed è importante perché permette di accelerare un certo tipo di investimenti. L'altra cosa che è importante è capire che la tecnologia è ancora agli inizi e quindi ci sta tanto che può essere sviluppato. Sempre più case automobilistiche ci chiedono caricatori sempre più importanti, sempre più potenti e noi li stiamo sviluppando lavorando con loro perché lavorare da soli è un po' inutile. E questo qua, quindi vedremo la tecnologia evolvere, vedremo le macchine sempre più potenti, vedremo le macchine sempre più connesse alla rete. Perché il terzo anello fondamentale di tutto questo qua è che noi vediamo queste grosse batterie sempre più connesse e sempre più che in maniera sempre più intelligente parlano con la rete stessa. Per noi questo qui è estremamente importante, non soltanto dare elettricità, ma anche utilizzare le macchine per stabilizzare il sistema. Quindi un'implementazione totale della ISO 15118. Quindi standard che stanno diventando sempre più comuni, quindi si stanno affermando degli standard. È importante che noi facciamo parte dei gruppi di lavoro che lavorano su questi standard. Gli standard devono essere sempre più aperti perché deve esserci sempre più possibilità di parlare rete macchina utente dell'automobile. La triangolazione tra questi tre soggetti permette poi appunto di creare servizi addizionali che nascono dalla macchina elettrica stessa e questa è la grande novità.